Buongiorno ragazzi, buongiorno. Io sono stato a parlare con la mia psicologa e mi ha detto, io ho parlato anche di questo canale, io ho parlato di questo canale YouTube che non viene seguito da nessuno, non mi calcola nessuno, tranne quella persona che mette like ai miei post, però questa persona non si vuole rivelare, quindi rimane anonima. E io ho detto, vabbè, però non mi calca nessuno, non vedo un'utilità di questo canale, perché non è che seguito da, non dico da tantissime persone, voglio essere anche seguito da tantissime persone, però almeno che ne so, calcolato più o meno da qualcuno. Invece proprio zero, i miei video sono visti massimo 1 o 2 volte, i video di questi recenti che ho messo, e secondo me sembra la stessa persona, li guarda, che mette anche like, guarda caso, come ieri su quell'infame di merda ho subito tolto, però si è messo un like, hanno messo. E comunque sta di fatto che è tu solo questo canale uso come un diario segreto, che tu scrivi le tue cose, diciamo che tu praticamente ti sfoghi, parli, fai questi video, video messaggi, questo, però anche se video messaggi bastano, mio ex amico penso che sono conclusi perché non ci posso fare più niente ormai. E quindi forza di cose devo, come si dice, devo andare avanti. È chiaro che non è facile perché io devo, insomma, anche oggi dico di cosa parlare. Adesso io ho detto che non so, ultimamente sto prendendo anche a bere, però non farò debiti. Io devo riuscire a non fare debiti col mini market. Il prossimo mese voglio avere tutti i soldi della mia pensione benedetta finché ce l'ho. Voglio bere il meno possibile in questo mese, non voglio bere come tipo a febbraio, a gennaio, a dicembre, mi sono scassato. Purtroppo gli ultimi 2 giorni ho bevuto questo weekend e anche oggi berrò perché ho messo il vino. Però da lunedì in poi si ricomincia, verso tutta la settimana non devo bere assolutamente alcolici, anche perché devo scendere di peso, perché sinceramente anche per questo devo farlo, pure per scendere di peso. Quindi ci devo riuscire per forza. Anche perché i soldi sono quasi finiti, sono 50-60 sono rimasti. Non mi vergogno a dirlo che a 35 anni ho 60 euro il 10 di marzo. Però ho speso, ricordiamo, 86 euro, mini market, di debiti, 75 euro di vestiti e di abbigliamento. Quindi ci sta, ce l'ho addosso, 75 euro ce l'ho addosso. Quindi praticamente non è chissà che cosa. Però comunque sempre il cappellino giorno originale, la tuta, la bella tuta della Jack Jones. Preferisco spendere 100 volte questi soldi così piuttosto che buttarli nel cesso delle birre, nell'alcol. Ieri per fortuna è stato mio fratello quello che ha offerto. Non ho dovuto spendere manco un euro, no, devo spendere una decina d'euro per bere. Io ho bevuto un po' di gin e lemon, limonata col gin. E ho preso sinceramente perché poi ero ubriaco, poi sono ubriaco mal di testa, ho avuto l'occhio. Qualcuno dice, ma che cazzo me ne frega, me ne dato vita del merda. Infatti giustamente non siete obbligati a seguirmi. Se avete seguito questo video bene, sono a fanculo. E tutto questo ragazzi sarà dura perché la dottoressa, io ho detto una grande stronzata, io ho detto guarda dottoressa, io non sto bevendo dal 20 marzo, dal 20 febbraio, io ho detto una grande cavolata. Che qualcosa ho bevuto, però non glielo posso dire perché questa dice ogni volta va al certo, ogni volta vai alla comunità e sinceramente se voglio evitare, perché ci voglio uscire con le mie forze, voglio limitare sto vizio di levarlo, no, perché io ho una vita di merda, quindi ogni tanto ho bisogno di distrarmi, di non pensare. Vita di merda in che senso? Non ho emozioni, non ho gioie, sempre le stesse cose tutto il giorno, purtroppo anche la depressione porta a fare sempre le stesse cose tutto il giorno, anche a non migliorare la mia vita, mi prendo anche la pensione per questo. Però detto questo cerco di tenere duro. Io dovrei bere tutti i giorni per quello, per tutti gli errori che ho fatto nella mia vita, per come faccio, poi divento 100, 200, 300 kg, continuo così. Perché già ho da 124 è già troppo, adesso 119, 120, siamo là e cerco di tenermi su quella cifra. Poi ovviamente devo scendere, l'obiettivo arriva a 115 in poco tempo. Entro, non dico entro Pasqua, ma entro il prossimo mese poi arriva a 115, voglio arrivare. Voglio allontanarmi da 120. E poi arriva su 110 e poi è una cassata lunga perché io mi sono lasciato andare in questi mesi. In un anno e mezzo, 2 anni quasi mi sono lasciato andare. Da quando ho sentito più la mia ex amica Valeria mi sono lasciato andare in tutti i sensi, a bere, a mangiare. Purtroppo non è che, cioè, alcuni gli prende che non mangiano e non bevono, altri invece, a me invece mi piglia che mangio e bevo come un porco. Però mi devo trattenere perché altrimenti già si vede che ancora sono grasso, che la faccio vedere tanto. Figuriamoci che continuassi a bere come un porco.
7 giorni mi sono lasciato un po' andare, basta, sinceramente, poi cominciano a fare l'uomo e come si deve, non smetto di mangiare, mi sono attento a mangiare una volta al giorno e poi stavo attento col bere. Tutto questo, ragazzi, sarà dura, perché sarà molto dura, perché io non sono aiutato da nessuno, però ci riuscirò per forza. Tutto questo, vi auguro una buona domenica, buone cose.